Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera. Buonasera, buonasera Mariolina Sattanino, giornalista. Buonasera Massimo Gramellini, vice direttore del buonasera. Corriere della Sera. Allora, avete sentito buonasera. Renzi e Maria Elena Boschi minacciano apertamente Conte di voler aprire insomma, una crisi di governo. Lo state chiedendo perché stanno chiedendo modifiche varie che adesso ci spiegherà. Ma naturalmente noi ci chiediamo se si tratti solo di un bluff oppure se davvero in piena seconda ondata Covid possiamo anche solo immaginare di tornare alle urne o di aprire crisi di governo. Subito dopo la pubblicità. Onorevole Boschi, che cosa chiedete esattamente al Presidente del Consiglio Conte? E siete davvero pronti a far cadere il governo, a aprire una crisi in piena seconda ondata Covid? Beh, ovviamente ci auguriamo di no, che non si apra una crisi di governo e ci auguriamo che il Presidente del Consiglio ci ascolti. Come siamo responsabili noi, speriamo che anche il Presidente sia responsabile proprio rispetto a una situazione difficile che vive il Paese. Beh, innanzitutto di spendere i 200 miliardi che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund per i cittadini italiani e non per consulenti con strutture sovrastrutture, di non sostituire il governo con una task force o i servizi segreti con una fondazione, dopo aver già sostituito il Parlamento con le dirette Facebook. Chiediamo un po' di rispetto per le istituzioni democratiche del nostro Paese, sicuramente, ma soprattutto di affrontare i problemi sul tavolo. Innanzitutto un piano vaccini, quando ci sarà il vaccino Covid, serio, come stanno già facendo in altri Paesi. Per non ripetere no, sul vaccino quello che abbiamo visto solo un sui tamponi aspetti, o sui vaccini antinfluenzali. La devo fermare perché cioè, i cittadini a casa non capiscono niente. Allora voi siete in questo governo con Conte, siete entrati in questo governo come PD, poi il giorno dopo che avete ottenuto i ministri in quota Renzi avete fatto la spaccatura dal Partito Democratico e adesso lei mi sta facendo un lungo elenco di questioni che non vanno. Perché le tirate fuori tutte adesso? Perché adesso mi ha messo insieme al Recovery Fund, diciamo ha unito tante altre cose. Si è persa qualche puntata precedente allora. Evidentemente non siamo stati così bravi in tutte le volte in cui l'abbiamo detto, non soltanto alle riunioni dentro al governo in maggioranza, ma in Parlamento, dove si devono porre queste questioni, ma anche sui giornali, nei dibattiti pubblici. Sono mesi che diciamo queste cose, la rassicuro, io per prima in Parlamento, sì, no, sia del seguo, piano vaccini, sia il piano vaccini, che il giorni. Tema dei tamponi su cui tante famiglie ancora sono in difficoltà, sia il tema della crisi economica che purtroppo morde e ci preoccupa, non lo diciamo da adesso, lo diciamo da sempre. Noi abbiamo contribuito fortemente a far nascere il governo Conte ormai più di un anno fa, grazie a un'iniziativa di Renzi e nostra, quando ancora eravamo nel PD, per fermare i pieni poteri a Salvini. Certo, adesso però non siamo disponibili a dare pieni poteri a Conte. È chiaro che questo governo non è nato in quell'ottica lì, ma è nato per ritornare su un solco europeista e questo è sicuramente uno dei meriti di questo governo, altrimenti oggi non avremmo le risorse del Recovery Fund. Abbiamo fatto in questo anno insieme tante cose positive, però non è che di fronte ai problemi che ci sono e ai rischi che ci sono anche rispetto alle nostre istituzioni in questo momento possiamo far finta di non vedere, di non sentire, perché ecco, come si dice, non si disturba il conducente. Sì, ma se il conducente sta per mandare a sbattere l'autobus, forse anche i passeggeri possono alzare la mano e dire attenzione a dove stiamo andando. Quindi Conte sta mandando a sbattere l'autobus, uno, beh, due. Le chiedo una cosa, voi avevate proposto a febbraio un vostro piano shock Italia, no? Mi sembrava Italia shock, in cui dove volevate rilanciare l'Italia, sburocratizzare, rendere tutto più snello, più efficace. Questo era prima, poco prima del Covid. E lì proponevate
molti commissari, che quindi la task force, che va bene solo se la proponete voi? No, ci sono due cose diverse. Noi abbiamo proposto il piano Italia Shop per sbloccare... sono due cose diverse. Ci sono dei commissari per sbloccare le opere pubbliche, singole opere pubbliche che sono ferme da anni, pur essendoci le risorse per poterle realizzare, e il governo, con qualche mese di ritardo rispetto alle nostre richieste, ha approvato un decreto legge e quindi adesso aspettiamo che vengano nominati questi commissari dal governo dopo aver individuato le opere per sbloccare i cantieri, per far crescere il PIL, per portare lavoro. Ma nessuno di questi commissari si sostituisce al governo, cioè ai ministri. La task force che il Presidente del Consiglio ha illustrato e proposto in Consiglio dei Ministri è ben diversa. E che metterà la norma, al vaglio, la norma al vaglio è molto Parlamento. Articolata e dice per la prima volta che 6 commissari scelti addirittura nelle partecipate pubbliche dal Presidente del Consiglio possono sostituirsi alle amministrazioni centrali, cioè ai ministri. Questo non era mai successo, ma non, è vero, non l'ha mai scusi, proposto. Conte non guardi, mai, no, ma non ha mai detto guardi, questo. Guardi, io Conte questo la posso smentire perché ho letto la norma. Quindi avendo letto la norma... Sì, però Conte ha detto e ripetuto... Guardi, ha detto e ripetuto... Io, il Presidente del Consiglio che verrà tutto posto al vaglio del Parlamento, che non ci saranno i pieni poteri, che non sarà tutto in deroga alle regole. Su questo mi sento di interromperla, ma non perché non lo abbia detto Conte, perché non corrisponde alla realtà, avendo letto la norma e avendo fatto l'avvocato prima ancora. Quindi diciamo, Conte è bugiardo quando parlamentare, dice che invece voi avrete l'ultima parola. Non dice sulla norma la verità, sono previsti dei poteri sostitutivi delle amministrazioni centrali, è previsto che non ci sia il controllo della Corte dei Conti, questo è scritto nero su bianco su una norma, comunque, che poi verrà discussa vedremo. In Parlamento quando arriverà in Parlamento, sicuramente le norme dal Parlamento devono passare, questo lo dice la Costituzione, allora, non dovrebbe passare nemmeno Conte. Non però il che si possa Consiglio. Fare una norma del genere dopo mesi in cui chiediamo un dibattito presentata a luna di notte, qualche dubbio lo può lasciare. Che allora, si qualche dubbio lo può lasciare Mariolina Sattanino, è chiaro che cosa vogliono i renziani e qual è la posta in gioco? Ma qualche dubbio lo può lasciare la tempistica, perché con il numero dei morti che abbiamo, con la pandemia in piena esplosione e con i problemi economici che abbiamo, certamente ci sono molti dubbi. Oggi alcuni retroscenisti dicono che dietro Italia Viva ci sia buona parte del PD, anche le dichiarazioni recenti del capogruppo al Senato Marcucci, uomo molto vicino a Renzi ma rimasto dentro il PD, lo potrebbero confermare. Addirittura c'è chi dice che alcuni grillini sarebbero d'accordo con quanto sta facendo Italia Viva. Io vorrei, senza però amor di polemica e nemmeno per richiamare alla coerenza, perché 8:30 è un programma dove non si fanno dibattiti inutili, ma vorrei ricordare che quando Renzi era a Palazzo Chigi era accusato lui di voler fare il one man show e di accentrare tutti i poteri, tant'è che si era parlato di task force per rilanciare l'economia, addirittura di un gruppo sulla falsariga della Casa Bianca, del Council of Economic Advisors. Tutto questo poi si è perso nel tempo. Adesso ci si chiede: ma i ministeri sono diventati più efficienti di allora? Le parti sociali meno cattive? Le regioni e i comuni all'improvviso sono diventati collaborativi con il governo? Certamente il problema che loro pongono c'è, perché il problema della governance del recovery fund è qualcosa di veramente estremamente serio, però bisogna porsi il problema di come portare a casa il risultato, e cioè realizzare dei progetti e saper spendere i soldi, non come facciamo in genere con i fondi strutturali, e anche mettendo in moto quell'effetto moltiplicatore senza il quale purtroppo questi soldi andranno persi, cioè se li spendiamo come abbiamo speso spesa corrente non servirà perfettamente a niente. A niente. Le do subito il diritto di replica, voglio solo prima sentire Massimo Gramellini, tu che pensi? Che il governo davvero rischi, e i cittadini cosa possono capire di questo scontro politico? Beh, molto poco. Capiranno che è una questione di poltrone. Infatti vorrei poi chiedere una cosa all'onorevole Boschi dopo su questo punto, ma io credo che finché c'è l'emergenza sanitaria sia impensabile che il governo cada. Però oggi è una giornata molto importante, oggi è il primo giorno dei vaccini.
In Inghilterra si è vaccinata la prima donna e il primo uomo, che si chiama William Shakespeare. Appena anche noi cominceremo a vaccinare Dante Alighieri, insomma anche noi cominceremo prima o poi, e quando l'emergenza sanitaria, speriamo, diminuirà ed emergerà quella economica, allora lì sì che il governo Conte andrà veramente a rischio. Io credo che la gente di quello che è successo finora abbia capito una cosa sola, che anziché discutere di un progetto che poi continuiamo a chiamare Recovery Fund, ma il suo vero nome è Next Generation, cioè stiamo parlando di quello che riguarderà la vita della prossima generazione, la visione dell'Italia per i prossimi 30 anni, qui stiamo discutendo come sempre di chi gestirà i soldi, non di cosa serviranno quei soldi, che invece credo sia la cosa che interessa di più. Cioè nel progetto del governo c'è scritto 9 miliardi alla sanità. Sono pochi, sono tanti, mi piacerebbe saperlo e mi piacerebbe che di questo litigassero i politici e non su chi gestisce. Per e cui che cosa volevi chiedere all'onorevole Boschi, Massimo? Ecco, sì, volevo chiedere questo, cioè, diciamo, oggi Conte sta creando una specie di sopragoverno, no? Composto da lui stesso e da due ministri, Patuanelli e Gualtieri, che sarebbero i tre che gestiscono, che dovrebbero gestire questo patrimonio enorme. Allora chiedo, in maniera un po' maliziosa, non è che vi siete anche arrabbiati perché fra quei tre non c'è nessuno dei vostri? Cioè, se ci fosse un quarto nome in quel sopragoverno, magari di Italia Viva, e magari anche un quinto di LeU, a quel punto tutte le tensioni si placherebbero? No, assolutamente no, nel senso che anzi abbiamo già detto che a noi non interessa aggiungere un nome ai due ministri o al Presidente del Consiglio, perché non è quello il punto. Non è che c'è una torta, diciamo così, che sono le risorse che devono andare ai cittadini italiani e la vogliamo, diciamo, dividere con uno in più di Italia Viva. Noi vogliamo che arrivi direttamente ai cittadini italiani e che vengano spesi bene e subito. Anzi, se il problema sono le poltrone, noi siamo disponibili a lasciare anche le sole tre poltrone che abbiamo attualmente al governo. Non è proprio quello il problema. Tant'è vero che per noi sono i sei commissari, che sono dei tecnici, non i ministri, che hanno un'investitura, diciamo così, della nostra Costituzione. Non è il problema di quella cabina di regia, ma di sei commissari che sono dirigenti, non sappiamo chi, scelti dal governo. Detto questo, la differenza rispetto al passato è che volete sceglierne uno anche voi. No, noi non abbiamo un problema di scelte. O non vanno scelte. Bene i commissari. Noi vogliamo no, che... ma, allora, no, Boschi, però mi lasci per no, favore però io vorrei, rispondere allora, alle vorrei tante che sollecitazioni. Qui... No. Poi io dopo deve rispondere anche a Mariolina Sattanino volentieri. Che ha detto... No, ma io lo chiarisco che ricordava volentieri. Che Renzi era accusato... Adesso diciamo tutto, rispondiamo a tutto con calma. Sì, però la... non ci dica per favore che non è una questione... Io non amo la parola poltrona e non userò mai questa poltrona. Però... ma che non sia una questione anche di avere qualche cosa da dire, soprattutto con un progetto così importante, con così tanti soldi guardi, in ballo. A noi interessa come vengono spesi, non ci interessa scegliere i sei commissari. È sbagliato sostituire i ministri con sei commissari tecnici che sono chiunque, non ci sono incompatibilità, non ci sono limiti di nessun tipo. E il problema è che se il Presidente del Consiglio, lui ha detto in conferenza stampa che è il governo più bravo del mondo, migliore del mondo, facciano i ministri il proprio lavoro con la fiducia del Paese, non dei tecnici. Non è un problema di scelta. Non è che tutte le volte che poniamo un problema di merito o, ripeto, di difesa delle istituzioni si tratta di poltrone. Ma non è così. Detto questo, la differenza l'accusa... rispetto al passato è che noi abbiamo sempre seguito le regole. Noi, quando abbiamo voluto istituire, per esempio, un controllo, un presidio e un presidio contro la corruzione, con una legge discussa in Parlamento abbiamo istituito l'ANAC quando eravamo al governo, l'autorità anticorruzione, non una task force sulla corruzione inventata all'ultimo minuto da Bonafede oggi. Quando abbiamo voluto mettere in discussione il rapporto tra il governo centrale e le regioni, proprio perché volevamo più potere per lo Stato centrale distribuito diversamente, forse oggi la pandemia saremmo stati in grado di gestirla diversamente con una sanità non divisa in 20 regioni, lo abbiamo fatto in modo trasparente con una riforma costituzionale discussa in Parlamento, però che poi è andata perso, come è andata avete con perso referendum. Le elezioni, avete sì, perso noi, il referendum, avete fatto. Detto che vi sareste dimessi, sì, ma noi, non vi siete dimessi, problema, siete ancora guardi, qui. Se il problema è, diciamo, dire... che quello che abbiamo fatto in passato noi l'abbiamo fatto nel rispetto delle regole, in Parlamento, rispettando le istituzioni, fino alle estreme conseguenze, fino a perdere un referendum, proprio perché abbiamo dato la parola ai cittadini che hanno scelto legittimamente. Quello che contestiamo attualmente è che anziché farlo in Parlamento con rispetto delle regole, venga fatto nottetempo in modo opaco. Questa Vabbè, è la differenza. Ho l'impressione che invece Dopodiché, non ci siano così tante differenze. Per quello che veniva rimproverato a voi adesso rimproverate a Conte. È difficile Io sono sincera, uscire dalla logica... Interessa come vengono spesi i 209 miliardi.
se arriveranno il prima possibile dall'Europa. Sì, però stiamo discutendo di una crisi di governo, di una possibile crisi di governo che sarebbe provocata da voi, onorevole Boschi. Non stiamo discutendo di come devono essere spesi i soldi. E invece dovremmo discutere anche di quello. Mi piacerebbe parlarne con lei, volentieri, come lo facciamo alle riunioni di maggioranza, come lo facciamo dentro al governo. No, devo discutere con lei se è vero o no che volete far cadere questo governo. Argomento in cui abbiamo già detto chiaramente all'inizio, le ho detto, non c'è una crisi. In un'intervista su Repubblica ha detto... Guarda, io non la voglio contraddire, ma lei è partita stasera chiedendomelo e io apertamente le ho detto... Ma cosa le devo chiedere? E io le ho già detto. Ma cosa le devo chiedere se avete alzato la posta talmente tanto? Non è una mia fantasia. Le ho già detto che noi ci auguriamo che non ci sia una crisi di governo, ci assumiamo le nostre responsabilità, noi crediamo che anche il Presidente del Consiglio debba essere responsabile, però non vuol dire non porre dei problemi dentro la maggioranza rispetto a delle posizioni che noi stiamo portando avanti nell'interesse dei cittadini, perché è per questo che facciamo questo lavoro. Come il Movimento 5 Stelle può dire che non è d'accordo sul MES o su altre cose, noi possiamo dire che abbiamo dei dubbi su come verranno gestite le risorse, poi ci piacerebbe che la discussione su cosa fare avvenisse in modo trasparente in Parlamento, però, lo chiediamo da luglio. Quando voi minacciate di far cadere il governo... Noi abbiamo avanzato molte proposte anche nel merito, compreso per esempio utilizzare anche i soldi del MES per la sanità, perché ci darebbero 36 miliardi subito e non solo 9 miliardi, ma addirittura 36. Per esempio oggi ci sono notizie molto preoccupanti che arrivano su... l'aumento del rischio tumori per le donne al seno, perché con il Covid purtroppo si sono interrotte tutte le fasi diagnostico, almeno si sono fortemente ridotte, quello ci preoccupa e diciamo mettiamo soldi sulla sanità, cerchiamo di evitare che l'emergenza Covid copra purtroppo tutte le altre patologie che vanno avanti. Allora, di questo parlo volentieri con tutto il tempo che ritiene. Allora, no, io invece adesso voglio, e poi io do subito la parola ai miei colleghi, però insomma, voglio solo spiegare alle spettatrici e agli spettatori, non è che noi ci siamo svegliati stamattina e improvvisamente abbiamo detto sai di cosa parliamo questa sera con l'onorevole Boschi, di come vengono spesi i soldi del recovery fund e non parliamo della crisi di governo che Italia Viva sta minacciando. No, perché sennò sembriamo un po' bizzarri anche noi. Senta, onorevole Boschi, a proposito di Covid, di emergenza, pandemia, le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria, che hanno fatto molto discutere, che il settimanale Chi ha pubblicato, ecco, le vediamo, ritraggono lei col suo fidanzato, l'attore Giulio Berruti, avete la mascherina abbassata, vi fate i selfie, eccetera, eccetera. È stata molto criticata perché siccome in tutta Italia vige l'obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza la mascherina. No, avevamo la mascherina abbassata, ce l'avevamo, abbiamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli e diciamo sicuramente congiunti ormai possiamo dire, visto che stiamo insieme, come tante coppie eravamo all'aria aperta, una passeggiata da soli, avevamo la mascherina, l'abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l'abbiamo rimessa. A differenza di altre persone, cioè, chi ha preso la multa, siamo però, seguiti. Per aver fatto... No, non abbiamo preso la multa. No, voi no, ma altre coppie, diciamo, sì. Non abbiamo preso la multa perché l'abbiamo abbassata per un minuto e rimessa su, non eravamo senza. A differenza di altre coppie, evidentemente ci sono delle fotografie che hanno preso quel momento, ma sicuramente noi rispettiamo le regole, ce l'avevamo, l'abbiamo abbassata un minuto e l'abbiamo rialzata. Dopodiché io la ringrazio perché mi ha consentito anche di fare questa precisazione. Sì. Detto questo, credo sinceramente che con centinaia di morti che abbiamo e quello tutti i temi importanti di cui stiamo discutendo, mi piacerebbe parlare appunto di come utilizziamo i soldi del recovery fund, più che della mia mascherina. Scusi, questo devo... mi fa piacere. No, la ringrazio per la precisazione. Sì, ma mi dispiace, ma su questo lei però non ha ragione, volentieri. Perché lei è una persona pubblica e oltretutto un politico, le dico, e le ho dovrebbe risposto, per mi farebbe prima piacere dare il buon esempio. Se lei viene fotografata senza mascherina, poi dopo ce lei l'avevo, deve spiegare. Era abbassata. Ho capito, ma vede che stiamo qui e cerchiamo di... Ma io le ho detto che l'ho ringraziata per avermi consentito di precisarlo, l'ho fatto volentieri. Sicuramente starò ancora più attenta a non abbassarla nemmeno per parlare con il mio fidanzato, quindi starò ancora più attenta. Mondo là fuori è molto crudele. Tutti lo facciano e quindi sono contenta di dire facciamolo, teniamola sempre. E adesso però mi piacerebbe anche parlare, penso sia più utile per tutti anche di come utilizzare quelle risorse. Altri paesi, aspetti, per esempio, no, la fermo un attimo perché delle devo nostre proposte su aspetti questo. Aspetti un attimo. Al secondo giro, come onorevole vuole. Boschi, nel senso che quando non ci sarà più la minaccia della crisi di governo, forse riusciremo a... entrare anche ma più non nel c'è merito. Nessuna minaccia, sinceramente, ah, non no, c'è una minaccia bene, di crisi di governo, male. Però possiamo porre dei problemi, dire che non ci sta bene questa struttura sì, no, o dobbiamo accettarla così perché abbiamo deciso che Conte non sbaglia mai. Mariolina Saltanino,
Vogliamo un attimo spiegare la questione delle persone pubbliche, perché adesso non vorrei essere, però insomma siamo pur sempre in piena pandemia, seconda ondata. Casalino, il portavoce del Premier, è stato visto senza mascherina. Matteo Salvini un sacco di volte in manifestazioni politiche, eccetera. Si sta col fucile puntato anche su questa bella coppia di Maria Elena e Giulio. Dobbiamo stare il più possibile attenti. Io vi dico che ancora adesso io delle volte esco e me la dimentico, e poi per fortuna, siccome ce ne ho ficcate dappertutto in tutte le tasche, la tiro fuori e me la metto. Naturalmente chi ha un ruolo pubblico, un incarico pubblico, ha una responsabilità enorme e l'avrà anche per quanto riguarda i vaccini. Io, a proposito dei vaccini, vorrei dire una cosa che ho letto abbastanza clamorosa nei giorni scorsi su un giornale tedesco. In Germania sanno già nome, cognome delle persone, delle prime persone che verranno vaccinate. Ci sono già le liste. Noi a che punto siamo? Non si sa. Noi non si sa. Massimo Gramellini, ovviamente quando il commissario Arcuri viene fotografato come Maria Elena Boschi mentre si è abbassato la mascherina e telefona, quando Casalino viene sorpreso dai fotografi senza mascherina, sono tutti pessimi esempi. Su questo, diciamo, siamo tutti d'accordo. Ma non me ne parlare, io avendo gli occhiali ho il problema che appena esco mi si appanna tutto, quindi tento di camminare andando a sbattere contro i pali. Mi rendo conto che comunque, diciamo anche una cosa, non drammatizziamo, cioè una cosa è abbassare la mascherina in mezzo alla gente, una cosa è farlo in un posto isolato per un attimo, cioè sono due realtà diverse. Dopodiché è chiaro che i personaggi pubblici devono stare più attenti degli altri, però insomma non vorrei ulteriormente aumentare questo leggero stato di tensione che sento. Mi consenti di fare una battuta, Lilli? Io credo che Conte abbia già fatto comunque un passo avanti verso Renzi, perché gli ha intitolato l'app, quella della restituzione dei soldi, perché l'ha chiamata Io, quindi mi sembra che Renzi dovrebbe essere con te. Perché? Perché Io è un po' la sua parola preferita. Onorevole Boschi, mi dica poi lei conosce bene Renzi e sicuramente, come tutti i leader politici, avrà una dose di egocentrismo, e non solo i leader politici. Mi dica la cosa più importante che bisognerebbe fare con i primi soldi del Recovery Fund? Abbiamo detto la sanità sicuramente è la priorità per quanto ci riguarda, non soltanto per il piano vaccini, che sicuramente deve essere efficiente e organizzato subito. Noi abbiamo chiesto addirittura di coinvolgere l'esercito quando sarà possibile per la distribuzione, ma in generale tutte le strutture sanitarie. E poi abbiamo un tema, quello di cercare di accompagnare, visto che molte delle risorse dovranno andare sulla transizione ecologica, sul tema ambientale, sul green, perché il 37% almeno delle risorse dovrà essere destinato a quello, accompagnare questa transizione senza, diciamo, penalizzare anche le imprese italiane, le industrie italiane e l'agricoltura italiana. Cioè occorrono delle misure che accompagnino questo passaggio, altrimenti rischiamo di sacrificare poi i posti di lavoro e le nostre realtà italiane. Altri paesi come la Francia stanno andando in quella direzione. Io credo che l'Italia possa fare altrettanto, per questo abbiamo proposto come Italia Viva delle misure in questo senso qua. Per esempio, simili a come ha funzionato Industria 4.0, che ha funzionato molto bene a suo tempo. Ecco, le volevo chiedere, a proposito delle nuove restrizioni contro la pandemia, sono molto contestate quelle che prevedono il divieto di spostamento il 25-26 dicembre e il 1 gennaio tra comuni diversi. Voi chiedete a Conte di allentare su questo fronte? Noi siamo d'accordo su un'impostazione molto severa, sicuramente, però dobbiamo anche tener conto che il nostro paese non è fatto solo di grandi città come Roma, Milano, dove ci si può spostare liberamente, magari con anche grandi distanze da una casa all'altra. Quindi chiederete di allentare? Secondo noi non ha senso, per esempio, che genitori separati non possano passare
padre e madre entrambi il Natale col figlio, come a volte avviene, magari una pranzo e una cena, perché vivono in due comuni diversi, anche se vicino, che se si o che la nonna deve stare sola anche se nel comune vicino. Quindi cosa chiederete? Non è che l'eccezione, è che dobbiamo tener conto di un paese, l'Italia appunto, che non è solo grandi città. L'ha chiesto anche il PD, l'abbiamo chiesto anche noi. Ci sono dei casi specifici in cui, secondo me, far stare insieme le famiglie, non diciamo grandi tavolate con chissà quante persone, ma almeno i genitori coi figli o le persone anziane che vivono solo, forse è buon senso immaginare che possano passare il Natale insieme, senza aprire a chissà quali deroghe troppo estese, perché è giusto essere prudenti, sapendo che noi, a differenza di altri, abbiamo sempre detto che le regole comunque vanno rispettate quando ci sono, e cerchiamo ovviamente, ripeto, di essere molto prudenti rispetto alla prossima ondata, ma con buon senso, soprattutto con dei dati scientifici che ci dicano cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. Ci sarà una terza ondata? Io ovviamente non sono un esperto, leggo dagli esperti che si occupano di questo che è prevista, anche oggi lo hanno detto anche il dottor Crisanti, una possibile nuova ondata, anzi è stato anche molto pessimista purtroppo sui dati dell'Italia. Io mi auguro ovviamente che non sia così e che le misure possano evitarlo. Gli stessi membri del CTS hanno espresso dei dubbi sul divieto di spostamento tra comuni per i congiunti. Ascoltiamo anche gli esperti, anche perché penso che sia giusto basarsi Rezza sui dati scientifici non e non su diciamo, cose immaginate. Ecco. Onorevole Boschi, dice Renzi che il vostro partito, Italia Viva, non cresce per colpa dei PM. Soprattutto adesso per l'inchiesta sulla vostra fondazione Open, dove lei è indagata per finanziamento illecito, credo, no? E anche lei pensa che i magistrati vi stiano danneggiando? Il discorso di Renzi era un po' più articolato di così, non era non cresciamo nei sondaggi, era sicuramente più articolato. Noi abbiamo detto che ci aspettiamo ovviamente che i magistrati facciano il loro lavoro, nessuno pensa diversamente da così. Devo dire che la Cassazione sul caso di Open si è già pronunciata tre volte, tutte e tre le volte, ha detto che i PM di Firenze hanno sbagliato, quindi sostanzialmente hanno per ora annullato tutti i provvedimenti. Quindi c'è un accanimento giudiziario, secondo lei? Ma io credo che sicuramente c'è una grandissima attenzione concentrata da parte di un PM su tutto quello che riguarda, diciamo, noi, non soltanto la Fondazione, e lo abbiamo visto negli ultimi anni. Io credo che tante vicende con il tempo si siano risolte, dimostrando che c'era stato un grande clamore mediatico, un grande accanimento anche politico da parte di alcune forze politiche su delle vicende che col tempo si sono risolte, dimostrando che non c'erano responsabilità. Ci sono voluti magari 5 anni, per esempio anche nel caso di Banca Etruria. Io spero, non solo per noi, per Open o per me, ma per i cittadini italiani, che la giustizia abbia dei tempi un po' più rapidi, che non servano 5 anni stavolta per vedere la verità, anche perché tutto questo costa ai cittadini, ovviamente, tutta questa attività, perquisizioni, guardie di finanza, che poi si risolvono nel nulla. È un po' le stesse costano. Cose che dicevano Berlusconi e berlusconiani, però siccome lei, tra l'altro, ma nel suo caso Etruria, poi... Ma noi siamo sempre difesi è... nei processi e non dai processi, appunto, questa è una grossa differenza rispetto a Berlusconi, non abbiamo mai fatto norme che ci consentissero di... Poi anche processi, la magistratura sbaglia. E poi per ora diciamo la Cassazione ogni tanto sbagliano ragione. Anche i magistrati. Massimo Gramellini, allora, siccome è appena uscito il tuo nuovo romanzo che si intitola C'era una volta adesso, pubblicato da Longanesi, e che è un racconto su come la pandemia ci costringe a reinventarci, come ci dobbiamo reinventare? No, è il racconto di un bambino che scrive dal futuro, quindi anche un libro di speranza, perché immagino che nel 2080 un signore anziano racconta ai suoi nipoti la sua primavera, estate del 2020, quando lui aveva 9 anni, e si trovò quindi chiuso in casa con la famiglia e visse l'esperimento sociale che un po' tutti abbiamo avuto modo di vivere in questo anno, che sicuramente ci ha cambiato la vita. La pandemia, come tutte le tragedie, come tutti i drammi, è un grande acceleratore, no? Nel mondo pubblico, lo vediamo in politica, in economia, e naturalmente lo è anche nella vita privata di tutti noi, lo è stato. Molti ne hanno approfittato, ne stanno approfittando per cambiare, altri non ci riescono, ma succede sempre così nella vita. Però diciamo che io ho voluto scrivere un libro di speranza, perché intanto già il fatto che il protagonista scriva dal futuro ci dice che ci sarà un futuro. Ecco, questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Allora, con il coronavirus si sono anche acuite le disuguaglianze tra i cittadini nell'approccio e nell'assistenza sanitaria, come ci spiega Paolo Pagliaro. Guardate.
Il sistema sanitario gestito dalle regioni non riesce a garantire a tutti i cittadini gli stessi servizi e gli stessi diritti. Nell'Italia disuguale, fotografata dall'Osservatorio sul federalismo in sanità, curato da Cittadinanza Attiva, colpiscono i dati sulle conseguenze del coronavirus. Nei primi 5 mesi di quest'anno, la Toscana registra un ritardo del 40% nell'erogazione degli screening mammografici, ma la Calabria arriva al 71%. Per lo screening del colon retto, Calabria e Lazio hanno cancellato oltre il 72% degli esami, con il risultato che nel Lazio ci sono state circa 540 diagnosi in meno di tumore. La media nazionale dice che ci sono 96 mammografi ogni 1 milione di abitanti, ma in Calabria sono solo 76. Stesso squilibrio per la dotazione di TAC e di risonanze magnetiche, con il Sud nettamente svantaggiato. In tutte le regioni sono stati sospesi molti ricoveri per patologie diverse dal Covid-19, ma solo Lombardia, Puglia, Calabria e Campania li hanno sospesi tutti, compresi quelli più urgenti. E solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta hanno affrontato la seconda ondata con una dote di letti in terapia intensiva che raggiunge la soglia di sicurezza fissata dal governo. Anche nella prevenzione vaccinale ci sono inaccettabili squilibri, ma qui la colpa è dei cittadini. In Veneto i vaccinati contro il morbillo superano il 96%, in Alto Adige si fermano al 71%. Infine c'è l'assistenza territoriale. In Basilicata un medico di famiglia ha 1000 pazienti, in Lombardia 1400. E forse anche questo ha a che fare con il diverso impatto del coronavirus. Siamo in chiusura, grazie onorevole Boschi, grazie Mariolina Sattanino, grazie Massimo Gramellini, ricordo il tuo nuovo romanzo, C'era grazie. Una volta adesso, pubblicato da Longanesi. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Giovanni Floris, al suo di martedì e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.